Ciao a tutti e ben ritornati o benvenuti nel mio canale. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle idee creative che andrò a proporvi. Ma vediamo subito che cosa realizzeremo insieme oggi. Oggi insieme realizzeremo un album portafoto a fisarmonica contenuto all'interno di una scatola. Lo realizzeremo utilizzando questa meravigliosa carta di grafiche tassotti, una carta che richiama la scrittura di un libro antico e che è davvero molto elegante. La scatola che andremo ad utilizzare per contenere al suo interno il nostro album sarà una scatola della stessa fantasia della carta che utilizzeremo per decorare il nostro album. Quindi vediamo subito nel dettaglio qual è il materiale necessario per realizzarlo. Allora, innanzitutto ci servirà un foglio di carta decorata di grafiche tassotti, appunto con la fantasia che vi ho presentato prima, un foglio che abbia una dimensione di 70 x 50 centimetri. Sono i fogli standard che potete trovare appunto da grafiche tassotti. Questo foglio lo andremo poi a suddividere, a ritagliare e per crearci 9 rettangoli che io ho già preparato per comodità, 9 rettangoli che abbiano come misure di lati 19 e mezzo per 13 e mezzo. Allora, la scatola che, come vi dicevo prima, andrà a contenere il mio album, è una scatola che ha come fantasia la stessa fantasia della carta che utilizzerò per decorarlo. Eccola qui. Io utilizzerò questa scatola di forma rettangolare che ha come dimensioni di lato 22 per 15 centimetri e un'altezza di 8 centimetri. Allora, nel sito di Grafiche Tassotti trovate le scatole disponibili e nelle varie dimensioni, quindi naturalmente potete scegliere di variare la dimensione sia della scatola e di conseguenza del vostro album. Nel mio caso, appunto, ho scelto di realizzare un album che mi vada a contenere delle foto che hanno come dimensione la dimensione standard di 12 x 18 centimetri. Quindi, appunto, le foto che io andrò a stampare avranno queste dimensioni. Ci servirà però anche una base per il nostro album, una base che realizzerò con del cartoncino color panna o color crema o avorio che ben si abbini appunto con la fantasia scelta. E più precisamente mi serviranno 5 cartoncini, ca come cartoncini considerate una grammatura che vada dai 200 ai 220 grammi circa. Il cartoncino di base dovrà avere queste dimensioni. Allora, una base di 20 cm e un'altezza di 30 cm e mezzo. Me ne serviranno 5. Ci serviranno poi il nostro piegacarte, gomma, matita, forbici, righello, il biadesivo, il nastro biadesivo e poi per dare modo a chi riceverà il nostro album di essere di appenderlo, possiamo all'estremità mettere o un nastro di raso di una tonalità che appunto si abbini con la carta scelta oppure anche del semplice spago di juta. Quindi iniziamo subito a realizzare il nostro album. Partiamo dal nostro cartoncino di base. La prima cosa che andremo a fare sarà quella di realizzare le pieghe del nostro album. Allora, con il righello e la matita andiamo a tracciare i punti di riferimento per le pieghe. Questo lo faremo per tutti e 5 i cartoncini che abbiamo a disposizione. Dovremo fare una piegatura a 14 centimetri. E poi una a 28. Allora, se avete la cordonatrice, potete farlo tranquillamente con la cordonatrice. Altrimenti, vi tracciate la linea con il righello e la matita e poi vi aiutate con la piegacarte.
in questo modo, senza tracciare la linea con la matita, abbiamo tracciato le due estremità e vi andate a creare la piegatura in questo modo, tracciando più volte. Allora, una volta che abbiamo realizzato tutte le nostre cordonature, il risultato dovrebbe essere questo, quindi con una piegatura al centro a valle in questo modo e una piegatura nella parte più piccola a monte. Allora, io adesso ho fatto già le piegature per farvi vedere il risultato, però il mio consiglio è di incollare i nostri rettangoli di carta decorata ai nostri cartoncini di base prima di andare ad effettuare le pieghe, proprio per la comodità di riuscire ad incollarli, ad attaccarli nel modo più corretto. Quindi prima di andare ad effettuare le pieghe, il mio consiglio è appunto quello di incollare in questo modo utilizzando il biadesivo. Allora, potete utilizzare del biadesivo oppure potete utilizzare anche della colla a stick. È di incollare in questo modo un rettangolo nella parte superiore e un rettangolo nella parte inferiore, lasciando fuori la linguettina più piccola, che sarà quella appunto necessaria per unire tra di loro tutti i cartoncini. Come vedete, la diciamo la bordatura del mio cartoncino di base è davvero piccola, proprio per far risaltare maggiormente la mia carta decorata. Quindi io posso andare ad incollare due rettangoli in ogni cartoncino e poi alla fine andremo ad effettuare le piegature. Importante è incollare i due rettangoli tutti e due dallo stesso lato. Ecco qui, i nostri cartoncini sono pronti con la carta decorata applicata. Prima di procedere alle piegature, volevo dirvi che ad uno dei cartoncini andrà tagliata la linguetta finale, perché non ci servirà per unirlo ad un ulteriore cartoncino. E come vedete, nel mio caso, nell'ultima parte del mio album ho deciso di non applicare la carta decorata, perché qui, anziché mettere una foto, metterò magari una decorazione realizzata sempre con la carta di grafiche Tassotti, oppure magari un messaggio se il mio album sarà un regalo. Quindi diciamo l'ultimo cartoncino sarà semplicissimo da piegare, perché basterà fare una piega a valle in questo modo, quindi esattamente a metà, e con l'aiuto del piegacarte andiamo sempre a evidenziare e a definire maggiormente la nostra piega. Quindi un cartoncino è pronto in questo modo. Per gli altri invece procediamo come vi avevo mostrato prima, quindi prendo il cartoncino che avevo già piegato con la piega centrale a valle, sempre definita con il piegacarte, e la piega della linguetta a monte in questo modo, sempre definita con il mio piegacarte. E quindi posso procedere a fare la stessa cosa con gli altri tre cartoncini. Una volta che abbiamo effettuato anche tutte le pieghe, cominciamo ad unire tra di loro i cartoncini.
andremo sempre con il nostro nastro di adesivo ad unire in questo modo i nostri cartoncini. Quindi la linguettina che ho realizzato andrà ad attaccarsi esattamente dietro alla prima parte del mio cartoncino successivo, quindi mi terrò sempre la linguetta verso il basso e la applicherò sul retro del cartoncino, l'altra linguetta lo stesso, in questo modo la andrò ad applicare sotto al retro del cartoncino successivo, proprio per creare una fisarmonica, e lo faccio appunto con il nastro di adesivo. Una volta incollati tra di loro tutti i cartoncini, il nostro album è completato. Vi faccio vedere come ho deciso di abbellirlo e di ultimarlo. Allora, come vedete qui, per farvi vedere l'effetto, ho applicato un cartoncino con un semplice timbro che richiama la foto, però questa sarà la dimensione reale della vostra foto. Quindi il nostro album risulterà essere in questo modo, proprio come una fisarmonica, vedete? Allora qui io nella parte finale ho scelto appunto di applicare una decorazione, quindi due cuori che ho fustellato sempre utilizzando la stessa carta di grafiche Tassotti che ho utilizzato per lo sfondo dell'album. Per quanto riguarda la chiusura, allora per dare modo, per riuscire poi ad appendere il mio album, ho scelto di utilizzare il nastro di raso che ho incollato qui con della colla caldo, nascondendo poi la parte finale del nastro con un cuore sempre fustellato utilizzando la stessa carta dello sfondo. E poi nella mia parte finale, come vedete, ho applicato lo stesso nastrino con un fiocchetto. Il risultato finale potrebbe essere questo, ovvero chiudere in questo modo il nostro album, qui in modo che il nostro fiocco si veda nella parte superiore, eccolo qui, e poi prendiamo la nostra scatola e andiamo ad inserirlo all'interno in questo modo, chiudendolo. Vediamo subito l'effetto finale del nostro album in scatola realizzato con la carta di grafiche Tassotti. Aprendo la nostra scatola troveremo il nostro album che si apre a fisarmonica in questo modo, con la sorpresa del messaggio finale, poi potremo andarlo ad appendere. Grazie per aver guardato il video, io vi aspetto sempre qui sul mio canale per nuove creazioni realizzate sempre con la carta di grafiche Tassotti.